Questa classifica è personale, quindi ogni critica sarà contestata con un vaffanculo. Grazie e buona visione. Bella a tutti ragazzi, io sono il Kebab e benvenuti nel mio canale. Ebbene sì, oggi parleremo della top 5 dei giochi più attesi nel 2022. Sia chiaro, questo è solo il mio punto di vista, voi potete pensarla come vi pare. Se volete iscrivervi e mettere un like, ragazzi, sarei super contento di ciò. Comunque, andiamo subito a vedere la top 5, così almeno lasciamo perdere tempo alle cazzate. Dai, raga! In quinta posizione abbiamo Sea of Stars, JRPG a turni dove saremo i figli del solstizio. I nostri eroi dovranno combinare i loro poteri per distruggere il Flashmancer, alchimista antagonista che sceromperà i coglioni durante tutta la storia. Mostri colossali, gameplay a turni innovativo e un free roaming vecchia scuola ci accompagnerà nella nostra avventura. Da sottolineare le meccaniche platform nel game design, con tanto di scalate, possibilità di saltare e addirittura nuotare. Che se va volete più? Wheels! E che è Wheels? Un minigioco da tavolo che sta nel videogioco. Ah, vabbè. Yasunori Mitsuda collaborerà nello sviluppo delle musiche, garanzia più che sufficiente per avere l'atmosfera stupenda di cui è capace. Insomma, tante aspettative e tanta voglia di giocarci. In quarta posizione abbiamo Hogwarts Legacy, GDR free roaming ambientato nel mondo di Harry Potter, anche detto o sfregiato. Il famoso Harry non lo incontreremo mai, dato che il gioco è ambientato nel 1800, quindi non troveremo nessun personaggio iconico, ma tutta una storia nuova. Il progetto è molto ambizioso e se non gestito bene potrebbe venire fuori una bella cagata. Però, parliamoci chiaro, si ha la possibilità di vivere un'avventura in quel mondo gigantesco tra incantesimi, bambani, mangiamorti e chi più ne ha più ne metta. Spero vivamente che non venga rinviato, perché la voglia di giocarlo è altissima. Hogwarts e Sea of Star, tanta roba, raga, tanta roba. Io non vedo l'ora di poterli giocare perché sto super carico. Comunque, prima di andare a vedere il podio, io direi che è giusto andare a dare un po' di spazio a quei titoli che sono sfigati, diciamo. Sfigati perché? Perché non stanno in top e anche perché tanta gente non se li ha cagati. Quindi ragazzi, andiamo subito a dare un'occhiata ai titoli sfigati. Planet of Lana, esclusiva Xbox tra viaggi nello spazio-tempo e atmosfere dark, un platform con meccaniche avvincenti. Probabilmente un'esperienza videoludica di gran successo, colori, animazione e disegno da paura, decisamente uno sfigato ad alti livelli. Evil Dead The Game, una scopiazzata di Dead by Daylight? Beh sì, ovvio. Voglio però precisare che il gameplay sembra molto più coinvolgente e frenetico, ma la cosa che mi interessa di più è la modalità single player. Vedremo se riusciranno a creare una buona storia degna della saga di Ash. E ora passiamo a Little Devil Inside. Questo sì che sembra tanta roba. Intravisto nello State of Play del 27 ottobre, subito ha scaturito il mio interesse. Action RPG con una grafica interessante e dinamiche molto giocose, allo stile Nintendo. Se fosse accompagnato da una bella storia, potrebbe veramente spaccare de brutto. Sifu è un videogioco d'avventura dinamica beat'em up basato sulle arti marziali. Molto predominante il Wing Chun, arte marziale del maestro di Bruce Lee. Andando avanti, sembra che si possano apprendere diversi stili di combattimento. Ogni morte fa invecchiare il personaggio fino al massimo di 75 anni. Tipo d'un nonno. Grafica interessante, modalità di progressione veloce. Che dire, gioco dove ne fa pizze. Insomma, regà, sti titoli sfigati che ve pare. Me tanta tanta roba. Soprattutto non vedo l'ora di giocare Sifu, cioè... Mi dà una voglia di giocare che vi dico fermate. Cioè, sembra proprio uno di quei giochi vecchia scuola divertente, cioè che è studiato solo per divertirti. Quindi non vedo l'ora. Insomma, sti sfigati, alla fine non è che so così tanto sfigati, eh. Comunque, raga, se volete fate una bella classifica pure voi della top 5, top 10, top 100, top 2 madre. Fate voi. Ebbene sì, è arrivato il momento del podio. Non ve incazzate, state buoni e vedete quello che io personalmente sto aspettando. Namo a! E in terza posizione abbiamo Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Questo titolo per me potrebbe stare benissimo in prima posizione. Il motivo per cui sta nella terza posizione sono le continue delusioni, con molte virgolette, degli ultimi capitoli della saga. In questo capitolo la Square Enix lavorerà con il Team Ninja, creatori di Nioh e Ninja Gaiden. In questo Final Fantasy avremo la possibilità di cambiare la classe in battaglia, sistema che ricorda i primissimi Final Fantasy ma proiettato nel 2022.
Gameplay frenetico con le meccaniche caratteristiche del Team Ninja e una storia che ci riporta all'origine del primissimo Final Fantasy. Che dire, io già sto a cazzo duro. E voi? E al secondo posto abbiamo Elden Ring. Potrei benissimo fare 5 minuti di silenzio e lasciarvi vedere il video, ma voglio spiegarvi perché per me non sta in prima posizione, ma in seconda. Possedendo una PS4 del Day One, probabilmente le prestazioni non saranno il massimo, dunque la mia paura di bug e framerate ne fa un po' dubita. Ovvio, queste sono considerazioni personali per il mio caso. D'altronde, ogni Souls è un tipo di gioco dove il gameplay è l'80% della torta. Quindi spero vivamente che l'ottimizzazione per PS4 sia efficace, così me posso fare i pippa domani. Però, fino a che non ci metto le mani sopra, mi restano questi dubbi. Sia chiaro, me lo giocherò e me lo giocherò in botto. Quindi aspettatevi una bella recensione futura su sto popò di Elden Ring. E il primo posto va... Tiny Tina's Wonderlands. Eh sì, regà. Personalmente Borderlands mi ha fatto divertire come un matto. Tra la storyline e le secondarie, sempre con una vena comica, mi conquistò dai primi minuti di gioco. In questo caso avremo un'avventura creata dalla mente malata di Tiny Tina, una bambina orfana con la passione per gli esplosivi e la tortura dei poveri abitanti di Pandora. Sembra la descrizione perfetta del cattivo per eccellenza? No. Lei fa parte dei buoni. Tiny Tina creerà un'avventura medievale stile D&D con le degenerazioni mentali di cui è capace. Avremo come sempre tonnellate di armi con caratteristiche differenti, abilità e livellaggio classico stile GDR. Insomma, un FPS GDR che bisogna giocare. Molti consigliano di giocarlo co-op con un amico online. Personalmente lo giocherò totalmente single player perché non voglio perdermi la marea di cazzate che verranno raccontate. Regà, vi volete divertire? E giocatevelo, no?